Mi appassiona, è appunto una navigazione che abbiamo intrapreso nel mondo della pasta e come tutte le navigazioni ha le sue difficoltà e le sue gioie. Naturalmente non con un prodotto commerciale ma un prodotto particolare. Certamente è un prodotto di grossa qualità, è un prodotto che rispecchia le tradizioni e le origini del nostro territorio, è un prodotto che ha caratteristiche di gusto, caratteristiche organolettiche di grosso pregio, legate proprio anche a capacità nutrizionali elevate. Trafilatura bronzo, intessicazione. Scelta di grani particolare, tesa a migliorare la qualità delle paste artigianali che pur essendo buone a volte hanno dei piccoli inconvenienti in cottura e quindi abbiamo una pasta che veramente è buona. Quante trafile avete preparato? Abbiamo 69 formati, quindi c'è per tutti i gusti, ce n'è per tutti i gusti. Avete fatto un tour quest'estate per fare provare la pasta ai ristoratori in anteprima? Certamente, abbiamo fatto tutta una serie di eventi proprio per far provare il prodotto, perché siccome siamo certi della bontà del nostro prodotto, riteniamo che la politica migliore sia farla provare. Alla linea pasta avete affiancato due prodotti che sono di compendio, i pomodori e fra questi un pomodoro particolarissimo. Certamente alla pasta va affiancato il condimento e quindi abbiamo preso i pomodori e abbiamo riscoperto, diciamo, questa cultivar un po' ormai desueta che è il pomodoro giallo, che invece era una tradizione della Piana del Sele e che ha un gusto molto particolare, molto più delicato e si sposa anche con il pesce in maniera eccellente. Dove troveremo Quinta Luna? Quinta Luna spero che la troverete presto dappertutto. Per ora, diciamo, a livello campano già abbiamo raggiunto numerosi punti vendita, sia nel dettaglio tradizionale che in alcuni supermercati. Bocca al lupo a Fabrizio Scaramella. Quinta Luna è un ritorno di un nome storico della pasta salernitana.